Nuovamente insieme per aprire questa volta un momento di riflessione politica che riguarda evidentemente non soltanto i temi regionali, ma più in generale quelli nazionali. Noi abbiamo un collegamento a tal riguardo con l'onorevole Paola De Micheli, esponente di primo piano del Partito Democratico, nonché già ministro alle Infrastrutture. Onorevole, ben trovata, grazie per essere qui con noi. Salve, Beh, salve, grazie intanto per questo invito, per questa opportunità. grazie a lei, Paola De Micheli si sta segnalando in questa fase abbastanza concitata, abbastanza anche dialettica, in vista dell'importante congresso nazionale del PD per un grande movimentismo intorno alla sua candidatura, perché sfiderà Elly Schlein, sfiderà tra l'altro anche il presidente della Regione Emilia-Romagna del PD Bonaccini in questa competizione tutta politica che servirà a dare non solo un segretario evidentemente al più importante partito di sinistra o di centrosinistra italiano, ma a rigenerare un'area, quella progressista, quella anche moderata, che ha bisogno certamente di nuovi impulsi, vista anche la crisi che la caratterizza. Onorevole, come sta andando la sua candidatura? Ma intanto, se non si offende, correggo una piccola parte della sua introduzione con simpatia. Sono Bonaccini e la Schlein che mi hanno sfidata, perché Sì, mi sono candidata per lei prima. era prima candidata, è vero, è vero. E in secondo luogo, purtroppo, questa fase del congresso non è tanto dialettica, perché è l'unica che sta tirando fuori un po' di idee, sia per il Partito Democratico, per la sua organizzazione, per il suo futuro, sia per il paese, per le politiche del lavoro, per le politiche fiscali, delle infrastrutture. Sono stata io non solo con il libro, ma con l'avvio in tempi non sospetti di un giro per l'Italia, che peraltro mi vedrà in Calabria il 9 di gennaio, nel quale ho ascoltato con grande attenzione quello che militanti, iscritti ed elettori avevano da dire in questa fase che, come giustamente ha descritto lei, è molto faticosa per la sinistra italiana dopo la sconfitta il 25 settembre. E dopo aver ascoltato un bel po', è uscito anche questo libro che si intitola Concretamente prima le persone, che affronta concretamente la visione del futuro, una proposta del Partito Democratico e del futuro del paese. Un libro dove c'è tanto sud, nonostante, diciamo così, questa sfida sia fatta da persone che sono nate tutte in Emilia-Romagna, o meglio, no, io e Bonaccini siamo nati in Emilia-Romagna, la Schlein è svizzera, ma nonostante, diciamo, questa concentrazione di emiliano-romagnoli, io parlo molto di sud perché tanto di sud mi sono occupata nel mio recente passato Lei ha istituzionale. precisato, perché giustamente qualcuno potrebbe L'ho fatto pensare con che sia un po' la simpatia. sfida per la contesa del segretario regionale dell'Emilia-Romagna. No, sono tre romagnoli, due diciamo veraci, l'altra in un certo senso di adozione, che si contendono la guida nazionale di questo partito. Ma il Partito Democratico di Paola De Micheli come guarda all'area di sinistra e soprattutto come guarda quei 5 Stelle che più analisti, ma anche, bisogna dire, anche gli elettori hanno deciso di vedere come una possibile alternativa di sinistra, probabilmente più dello stesso Partito Democratico in alcuni frangenti. Bisogna allearsi con questi 5 Ma Stelle? la mia proposta per il Partito Democratico è una proposta che organizza questo partito. Io credo che noi dobbiamo continuare ad essere un partito. Non dobbiamo diventare un comitato elettorale che vive 6 mesi prima di amministrative, regionali, europee o nazionali. Noi dobbiamo essere un partito presso il quale le persone possono venire a bussare alla porta e attraverso il quale i nostri iscritti possono avere strumenti per essere vicini ai bisogni delle persone. Per questa ragione, prima di tutto, va modificata radicalmente
l'organizzazione del Partito Democratico. Io propongo un'organizzazione che vede la militanza, che decide, una partecipazione che decide. In questi anni i militanti non hanno deciso niente. Non hanno deciso sulle riforme, non hanno deciso sulle candidature al Parlamento perché c'erano leggi elettorali con liste bloccate e quindi solo una volta abbiamo fatto le primariette con la segreteria Bersani. Hanno deciso sulla linea politica e sulle finanze del Partito Democratico. Io propongo votare queste cose, togliere gli iscritti attraverso un meccanismo di cosiddette ponderate, dove gli iscritti hanno un voto doppio e gli elettori hanno un voto uno, e che quindi avvicina il vertice partito, la dirigenza nazionale, alla militanza e agli iscritti. Dall'altra parte, il mio partito è un partito che investe sul lavoro, è un partito laborioso, ma lo fa concretamente, non con le parole, non solo con le parole d'ordine. Io dico cambiamo subito, riscriviamo subito lo statuto dei lavoratori, lo statuto dei lavori. Perché dagli anni 70 ad oggi il mondo del lavoro è radicalmente cambiato. Allora penso che un partito che si caratterizza per la forza della prossimità, che torna ad essere popolare concretamente e che si caratterizza per l'investimento potente, coloro che lavorano, coloro che cercano lavoro, coloro che vogliono lavorare, che riconoscono nel principio costituzionale del lavoro, la vera possibilità di realizzazione della comunità, e se arriveremo a questo, il tema delle sarà una conseguenza naturale e credo che fermeremo anche l'emorragia di elettori verso i 5 Stelle e di iscritti verso l'impegno, che è l'altro grande rischio che corriamo. Onorevole, lei ha toccato un tema molto importante, le primarie, a proposito della necessità di stimolare la partecipazione dei cittadini, dei simpatizzanti, dei semplici elettori, dei militanti in maniera particolare alle scelte del partito. E le primarie, che pure furono un elemento costitutivo del Partito Democratico, stranamente negli ultimi anni sono state tenute in disparte quando avrebbero potuto dipanare più di qualche matassa, quando avrebbero potuto risolvere più di qualche problema, soprattutto quando si trattava di scegliere personalità alla guida di questo, di quella lista o di quell'esperienza politica. E è un fatto importante, potrebbe esserlo, quello del ripristino delle primarie, perché mi corregga se sbaglio, nella non ormai più recentissima storia del PD. Il Partito Democratico, la comunità del Partito Democratico ha dato il meglio di sé proprio quando è stato valorizzato questo strumento. Quindi immagino che il possibile ricorso all'elemento delle primarie sarà un punto cardine del suo programma, no? Lo è anche secondo me, diverse rispetto a quelle del passato. Nel passato potevano fare le primarie che sono state fatte per la selezione del segretario nazionale, in alcuni casi di qualche candidato sindaco, quindi diciamo incarichi monocratici o politici o istituzionali. Io penso che le dobbiamo ripristinare dando un ruolo più significativo di decisione agli iscritti, continuando a chiedere agli elettori di venire a votare. Lei ha toccato, diciamo, un punto facile e debole del Partito Democratico di questi anni. Non avere utilizzato lo strumento della decisione allargata a coloro che poi si presentano alle urne a votarci, alle amministrative piuttosto che alle politiche, ha dato l'impressione, e non è solo un'impressione, era proprio così, che il Partito Democratico non fosse più scalabile, fosse immodificabile, che i luoghi della decisione del Partito Democratico non fossero quelli dove ci sono le persone che gratuitamente e generosamente dedicano al PD ogni giorno. Per tutto l'anno, non solo per fare le campagne elettorali, ma anche per provare ad interagire con le persone. Si è dato l'idea che non ci fosse più né voglia di renderlo scalabile,
di garantire una partecipazione che decide, invece, è lo spirito originario vero del Partito Democratico. Quell'aggettivo, io sono molto innamorata del sostantivo partito, perché io credo ci voglia un partito, ma sono molto innamorata anche dell'aggettivo, perché ha qualcosa che si rivolge al dono più prezioso che ci hanno lasciato, che ci ha lasciato la Resistenza. L'aggettivo che dovrebbe qualificare ogni nostra scelta. Se fuori da noi chi ci guarda, perché si sente di valori di sinistra, vede che non c'è più la possibilità di contendere i ruoli politici, non c'è più la possibilità di decidere se è meglio fare questa riforma piuttosto che quest'altra, ma che l'unica cosa che si può fare è discuterne un po', aiutati dai media come voi, ma niente di più. È evidente che questo allontana da una partecipazione attiva e allontana l'idea che noi siamo veramente un partito aperto, come per tanto tempo abbiamo detto, senza praticarlo. Il 9 gennaio lei annunciava sarà in Calabria, illustrerà le linee programmatiche e più nello specifico politiche della sua candidatura nazionale in una regione, la Calabria, che tradizionalmente è una regione fatta di correntismo politico. Ovviamente questo male, tra virgolette, non riguarda soltanto il PD, ma nella storia ha riguardato anche altri partiti. Il correntismo comunque è una caratteristica nazionale. Con quale proposta arriverà in Calabria? Tornerà in Calabria, facendo anche riferimento al suo recentissimo passato. Lei è stato un ministro in un settore vitale, nevralgico fino a poco tempo fa, insomma, le infrastrutture, ha sicuramente saputo del dibattito intorno ai miliardi di euro, ai 3 miliardi di euro che il ministro Salvini ha annunciato per quanto concerne la 106, la direttrice ionica. Con quali proposte arriverà? Tornerà meglio in Calabria? E con quali donne e Allora, uomini? io verrò a presentare il libro e quindi gli incontri che saranno organizzati dai segretari di federazione, dalla mia amica e ex collega, onorevole Bruno Bossio e da altre amiche come Teresa Esposito, sarà un passaggio dove nel presentare il libro spiegherò che l'ipocrisia e il gattopardismo con il quale affronta il tema delle correnti del Partito Democratico non mi appartengono. Se io, come spero, come credo, come voglio fare, riporterò il Partito Democratico al 25-30%, avrò la consapevolezza realistica che un partito così grande avrà aree di pensiero diverse, ci saranno quelli che si sentono più vicini ai moderati, coloro che vengono più da una zona di sinistra, chi ha sensibilità sui diritti civili, chi invece si occupa di più, diciamo, di questioni di lavoro, chi vuole sostenere il nostro impegno nei confronti della piccola e media impresa. Insomma, se siamo realisti, sappiamo che un grande partito ha aree di pensiero importanti, come è successo però in questi anni nel PD, che queste aree spesso sono state esclusivamente finalizzate alla gestione dei posti e degli incarichi e non hanno restituito al partito con generosità un'attività culturale, un'attività di proselitismo politico, mi verrebbe da dire, no? E di attivismo culturale sui territori, gratuito nei confronti delle nuove generazioni, come invece storicamente era fatto dalle aree culturali dei grandi partiti del Novecento. Allora io proporrò una regolamentazione dell'attività di coloro che pensano, vogliono organizzarsi in correnti. Io, che non sono sostenuta da nessuna corrente, che sono sostenuta da persone libere, autonome nei territori sud come nel nord, senza ipocrisie e senza gattismi, riconosco e riconoscerò realisticamente quello che sarà il futuro, il destino di un grande partito popolare di sinistra, ma chiederò
a chi ritiene di dover valorizzare una diversità dentro la comune identità, di dare qualcosa al partito e non esclusivamente di chiedere. Per quel che riguarda la seconda domanda, le infrastrutture, il precedente governo aveva già previsto di stanziare 3 miliardi di euro in tempi più brevi, in 10 anni, mentre nelle schede attualmente presentate dal governo il finanziamento dura addirittura 15 anni. La 106 ha bisogno di avere un perfezionamento progettuale per essere realmente realizzata e completata. Io ho inaugurato il terzo megalotto proprio quando ero ministra e l'altra cosa di cui sono più orgogliosa è quella di avere scardinato l'idea che l'alta velocità andasse fatta soltanto nelle aree a mercato del paese e imposto dal governo Conte 2 in poi la logica delle infrastrutture come strumento di lotta alle disuguaglianze. E per questa ragione ho dato il via al finanziamento che poi abbiamo perfezionato col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del primo lotto della Salerno-Reggio Calabria Alta Velocità, che poi sarà completato col finanziamento del piano del fondo complementare. Ad oggi quel primo lotto è in valutazione il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'ultima autorizzazione prima della messa a gara e quindi RFI sta rispettando i tempi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e i prossimi lotti saranno oggetto, oltre che di autorizzazione, anche di dibattito pubblico e quindi ci sarà. E io credo che questo sia uno strumento potentissimo, una discussione sui territori dove poi si dovrà realizzare l'infrastruttura. Una grande lezione che ho imparato da voi, soprattutto dal Sud, ma non solo, proprio in quell'esperienza ministeriale quando abbiamo fatto tanti investimenti sul Sud, è che le infrastrutture come le riforme devono avere un processo partecipativo per essere poi realizzati in maniera efficace, efficiente, veloce, perché quando si cambia la vita delle persone bisogna condividere con loro le modalità con le quali si cambia la vita. E fare una grande infrastruttura come l'alta velocità significa cambiare il destino di chi vive in Calabria e il dibattito pubblico sarà un momento importantissimo. Concludo ovviamente con il grande investimento fatto su Gioia Tauro, sul porto. Quella è un luogo di ricchezza meraviglioso. Io spero che questo governo, i governi che seguiranno, continuino a essere consapevoli del ruolo strategico che Gioia può giocare nel Mediterraneo. Può accogliere le navi portacontainer più grandi che ci sono che passano tra l'altro dal canale del raddoppio, ci porterà oltre 900 miliardi di merci nel Mediterraneo. E l'infrastrutturazione alle spalle di questo porto, sapete che noi abbiamo sbloccato la possibilità di fare treni da 750 metri, dopo tanti anni che si discuteva di questa cosa, sarà un'opportunità di lavoro, di insediamento di attività produttive per il completamento dei prodotti manifatti trasportati verso l'Europa. Insomma, una grande occasione per il prossimo decennio, grazie a scelte che ho condiviso con il mio partito calabrese, con i rappresentanti in Parlamento calabrese, grazie alla spinta ovviamente del territorio, ma sono investimenti che possono davvero essere della Calabria. Io mi auguro che vada dritti avanti, veloci, come era Su quella noi. scia tracciata. Senta, andiamo verso la fine, onorevole Paola De Micheli. Ci sono state in questi giorni delle autorevoli prese di posizioni da parte di esponenti di Banca Italia, addirittura dell'INPS. C'è stata in questo senso una conferenza stampa qualche ora fa, potremmo dire, durante le quali ci sono stati proprio dei momenti di confronto, durante le quali si è segnalato al governo il rischio che l'eliminazione tout court del reddito di cittadinanza potrebbe creare scompensi non di poco conto, specie nelle economie deboli, sofferenti, come la Calabria. Addirittura è stato quantificato in 100.000 il numero dei nuclei familiari calabresi che potrebbero rimanere a secco e quindi ben sotto il livello di povertà, qualora questa misura fosse completamente elevata, drasticamente elevata.
Può essere il reddito di cittadinanza un motivo per rilanciare l'offerta di sinistra del PD, specie alle nostre latitudini, visto che, me lo lasci dire, il PD a volte è sembrato abbastanza timido nei confronti di questa misura che invece Conte e i suoi del 5 Stelle hanno orgogliosamente portato avanti e continuano a portare avanti. Può essere questa anche per lei un momento di rilancio dell'area di sinistra? Noi siamo stati i primi col governo Gentiloni a produrre una misura contro la povertà alla fine del 2017 per il 2018, aveva reddito di inclusione, purtroppo non era finanziato con le risorse che poi invece hanno visto finanziare il reddito di cittadinanza. Noi all'epoca stanziamo 2 miliardi e 200 milioni totali a fronte in 20 miliardi del primo stanziamento fatto dal governo giallo-verde. Ora il reddito di inclusione si differenziava dal reddito di cittadinanza soprattutto perché era uno strumento che veniva erogato e la cui certificazione dei diritti e dei requisiti avveniva da parte dei comuni. Allora io credo che se il governo di destra azzera il reddito di cittadinanza senza avere un'idea, benché minima, come emerge dal dibattito di queste ore, di avere uno strumento di lotta alla povertà, vive su Marte. Perché questo è un paese di 5 milioni di poveri, è un paese che ha delle disuguaglianze, la povertà sta diventando ereditaria. Quando, se avrà la bontà di leggere il mio libro, scoprirà nei primi capitoli, dove c'è un piccolo racconto della mia vita, che io vengo da un'esperienza di povertà. Io ero povera. Ma insieme ai miei fratelli e alla mia mamma ce l'abbiamo fatta perché vivevamo in un'area del paese dove, grazie a tutta una serie di opportunità di lavoro e di studio, a quell'epoca, negli anni Ottanta, c'era la possibilità di uscire dalla condizione di partenza della povertà. Oggi questo non è più possibile. Se noi andiamo a vedere le ragioni che caratterizzano l'ereditarietà della povertà, società, sociale, relazionale, educativa e formativa. E spesso tutto questo si annida esattamente nelle aree del sud, ma anche nelle zone del nord, in particolar modo le periferie delle periferie, che sono periferie metropoli e periferie interne. Ora, io credo che la riforma del reddito di cittadinanza sia utile e necessaria. Sia utile e necessaria per garantire che lo strumento sia efficiente ed efficace per le persone alle quali serve in termini di reddito e di integrazione del reddito, che sia necessaria per consentire che a queste famiglie che hanno bisogno di questa integrazione, di questa integrazione del reddito, generino la possibilità per le nuove generazioni di uscire dalla povertà. Ma è del tutto evidente che noi non possiamo tenere insieme le politiche attive del lavoro con un sussidio che deve combattere la povertà o fasi, diciamo così, non durature di impunito che possono caratterizzare, per esempio, condizioni di cessazione del lavoro, in aziende che magari non hanno gli ammortizzatori sociali. Ho un'idea molto chiara di come riformarlo. La parte, diciamo, l'aspetto fondamentale è quello di ripristinare un'attività di lavoro che insieme domanda aperta, a prescindere dal reddito o comunque a prescindere dallo strumento di lotta alla povertà, e di riavvicinare l'erogazione del reddito alle persone che ne hanno bisogno, in modo tale che sono i comuni, cioè dando ai comuni lo strumento finanziario, in modo tale da consentire ai comuni che conoscono i nuclei familiari e le persone di costruire percorsi di uscita
dalla povertà educativa, dalla povertà relazionale, anche dalla solitudine, dall'isolamento o dalla malattia, quelle persone che sono costrette in questa condizione di povertà per queste ragioni. I comuni sono più adatti a costruire un abito su misura rispetto a questa condizione della povertà. Onorevole Paola De Micheli, noi la aspettiamo in Calabria, per adesso le Ci facciamo vediamo un il grande in 9. bocca al lupo per la sua candidatura, per il coraggio e la Viva la lupa! ringraziamo non solo per la schiettezza del pensiero, ma anche per la disponibilità che è stata davvero immediata. Grazie, onorevole De Micheli. Grazie Bocca a voi al di cuore e un saluto alle calabresi. Grazie e grazie a voi per averci seguito. Alla prossima.